Si è conclusa l'edizione 2021 della Festa dell'Unità di Pesaro. Domenica sera, nella cornice di Piazza del Popolo, è andato in scena l'ultimo appuntamento in programma, ovvero il dibattito che ha visto protagonisti il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e quello di Firenze, Dario Nardella. La serata, intitolata L'Italia Veloce, il PD dei sindaci, moderata dalla giornalista della Repubblica Giovanna Casadio, ha visto i due primi cittadini impegnati in un dibattito che ha toccato diversi temi, a partire dall'attuale situazione in Afghanistan e dei profughi in arrivo, per passare poi a temi di politica locale e nazionale legati al Covid, tra cui la campagna di vaccinazione, il Green Pass, la ripresa delle scuole e l'agenda economica che il Paese dovrà seguire nei prossimi mesi. Spazio anche per le riflessioni, come l'alleanza con i pentastellati, su cui il Partito Democratico dovrà interrogarsi anche in previsione delle elezioni e della scelta del nuovo Presidente della Repubblica. A tracciare il bilancio dell'edizione 2021 della Festa dell'Unità è stata la segretaria provinciale del PD, Rosetta Fulvi. Questa edizione 2021 della Festa Unità Pesaro è stata una bella iniziativa e il bilancio che faccio è positivo. Innanzitutto perché dopo la pandemia, che ancora non si è purtroppo conclusa, però ecco, è stata un'iniziativa per ritornare alla normalità e quindi per riprendere la socialità e per fare confronto, dibattito, informazione politica. Sono state giornate molto intense con degli ospiti di livello nazionale e utilizzando ovviamente la presenza di tutti i nostri riferimenti e quindi dai sindaci, ai consiglieri regionali, ai parlamentari. Ecco, veramente una carrellata di argomenti e di temi che ritengo possano essere stati veramente importanti per la comunità e apprezzati. Ecco, questo è il contributo del Partito Democratico per salutare la ripresa della normalità e per fare in modo, insomma, che ci possa essere sempre questa per presenza e attività politica. Per questo è uno dei modi migliori per fare politica e ce lo insegnano i nostri volontari, tanti uomini e donne, soprattutto giovani, che dimostrano con la generosità e la passione che hanno dimostrato, e rinunciando magari ecco, anche a, no, ai loro impegni e alle loro attività, dedicandole al partito, di voler riprendere la politica e ripartendo dalle persone e dimostrando con l'esempio che stare tra la gente vuol dire anche questo, cioè donare e mettersi a disposizione il confronto per poter insieme non solo dare delle risposte ma soprattutto raccogliere le domande che tanti cittadini ci hanno posto. Quindi un bel risultato e speriamo che questo possa essere di buon auspicio.